Ciao a tutti, inauguriamo oggi una nuova rubrica sia sul canale YouTube che sul nuovo TikTok che chiameremo Pillole di Drone. In questa rubrica, come dice il nome, vi darò qualche suggerimento in base alla mia esperienza per l'uso dei droni, qualche trucco, qualche pillola normativa e insomma cercherò di aiutare i meno esperti a iniziare o a proseguire e migliorare in questo fantastico hobby. Come prima pillola vorrei raccontarvi un po' di come è stata la mia esperienza e darvi un consiglio per migliorare le vostre abilità di pilotaggio. Dunque, io ho iniziato con un micro drone assolutamente senza nessun controllo di altitudine piuttosto che GPS eccetera per imparare i primi rudimenti. Poi sono passato a un drone da esterno, sempre senza nessun controllo, con cui ho fatto tantissimi esercizi di pilotaggio. Poi sono passato a un drone con barometro, quindi che mi permetteva di fare voli più complessi senza preoccuparmi di mantenere l'altitudine. Sono passato successivamente, tutto questo ad intervalli di alcuni mesi, a un drone con il GPS, quindi ho imparato a fare le calibrazioni, a gestire il GPS e il ritorno a casa, tutte queste cose qui. E poi alla fine sono passato, visto che la mia scelta è caduta sulla videografia, su fare a prendere dei droni con videocamera per fare dei video interessanti. Come consiglio che vi posso dare, anche se vi siete comprati un drone con tutti gli automatismi più belli, il Mini 3 per esempio della DJI, vi consiglio di prendervi anche un piccolo drone giocattolo, senza il più possibile senza automatismi e imparare parallelamente con quello a fare i classici esercizi di pilotaggio che si facevano nelle scuole di volo alcuni anni fa per imparare a controllare bene il drone, soprattutto in situazioni inaspettate, in condizioni di vento, eccetera, eccetera, quando eventualmente vi dovessero abbandonare gli automatismi. Bene, per oggi è tutto, alla prossima pillola, ciao a tutti!